Ci siamo? Sì. Vedi bene così? Sì, perfetto, vai. Grazie, illustre maestro. Mi hai dato un bel compito, complimenti, perché parlare dopo la relazione di stamattina mi hai dato un bel compito di tenere svegli tutti, eh? Perché abbiamo già spremuto i neuroni, è forte. Eh? E allora, un po' di pazienza, speriamo di riuscirci. Parlerò non tanto degli aspetti biochimici nel dettaglio, che dopo Miceli mi è impossibile abbozzare anche solo, ma cercherò di portare la vostra attenzione sugli aspetti un po' più clinici, diciamo, senza dimenticare evidentemente quelli che sono i principi biochimici che sono a base. Dobbiamo partire un po' da lontano, ma veloci, perché dice, ma è una piccola cosa, cosa vuoi che sia? Una scintilla incontrollata, diceva già qualcuno, prima ci ha parlato un bravissimo collega di ontopsicologia, dice che genera un fuoco incontrollabile, questa è la cosa della vita. Ma anche Ippocrate però, non dobbiamo dimenticarci, perché nel concetto dei pinei non possiamo dimenticarci anche la parte psichica del soggetto che vogliamo trattare. Prima di guarire qualcuno, chiedegli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare. Caro Vincenzo, avvicinati un pochettino di più al computer. Va bene così? Sì, sì. Va bene così? Sì, perfetto. Quindi, prima di guarire qualcuno, chiedegli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto ammalare. Cosa non facile, perché già qualcuno ha fatto l'accenno stamattina. Stiamo vivendo una situazione abbastanza drammatica, le cui conseguenze si cominciano a malapena a intravedere, ma stravolgeranno completamente la vita di tutti noi. Ma abbiamo consapevolezza di quante cose che ci hanno causato l'attuale situazione? Dovremmo modificarle, vedere di rinunciarci, limitarne, prendere i danni? Speriamo prima o poi arrivi qualcosa di chiaro. Ma c'è un altro aspetto che fa capire come dobbiamo parlare dell'insieme, e quindi la terapia sintomatologica divinizzata in questi ultimi anni in particolare ci ha fatto dimenticare di parlare delle cause, ma c'era già un certo Paracelso che un po' di giorni fa diceva: il ciarlatano studia le malattie negli organi colpiti dove non trova altro che effetti già avvenuti. E rimane sempre un ignorante per quello che riguarda le cause. Dobbiamo parlare forse di vaccini, non voglio creare disagi eccessivi. Il vero medico studia le cause delle malattie studiando l'uomo universale. Stai vicino al computer, se non ti allontani, Vincenzo, stai vicino al computer. Sono incollato, ma qui viene mal di schiena. Tutte le malattie croniche e degenerative, tranne quelle genetiche, congenite e infettive, si sviluppano in ambiente cellulare acido, traggono la loro origine da uno stato infiammatorio cronico e da una carenza di ossigeno tissutale. Base comune quindi alle varie patologie sono infiammazione cronica, abbiamo visto la strettissima correlazione con la carenza di ossigeno, e la disbiosi intestinale. E qui entriamo nell'ultimo capitolo, diciamo, della nuova medicina, su cui posso fare solo degli accenni, ma è quella che rivoluzionerà completamente l'approccio clinico. Anche le malattie genetiche omozigotiche, per manifestarsi, necessitano il concorso di fattori epigenetici. Non basta avere i geni che ci portino, una volta si diceva, a malattia omozigotica, quindi hai quella patologia. No, perché è stato dimostrato da genetisti importanti, già nel 2017 in modo inequivocabile, che i soli geni non sono sufficienti perché la malattia si manifesti. Dobbiamo aiutare questi geni a manifestarsi. Lo specialista dovrebbe quindi facilitare un nuovo equilibrio allostatico, perché gli equilibri del sistema immunitario sono in continua oscillazione tra pro e antinfiammatori. Se persiste il pro, abbiamo la patologia, ma questo stato, questo equilibrio instabile crea che cosa? Un nuovo equilibrio, e questo è l'equilibrio allostatico verso cui possiamo tendere.
considerando i vari fattori precedenti, prendendo conto delle comorbilità e delle interazioni tra i farmaci, quindi l'effetto guardare all'insieme il soggetto. L'insulina è dimostrato essere uno dei principali fattori pro-infiammatori. Noi scateniamo produzione di insulina con lo stesso prolungato, che aumenta il cortisolo, quindi l'insulina, la quale accorcia i telomeri, che sono quelle piccole cose che le parche tagliavano e adesso si è capito che esistono sul serio e sono la parte che ci dice quanta vita abbiamo ancora, se qualcuno non ci spara prima, davanti a noi. Farine bianche e zuccheri, quindi tutto quello che ha un alto indice glicemico, stimola la produzione di insulina che attiva l'infiammazione. Lo zucchero è pure infiammatorio, è difficile da toglierlo. Perché? Perché è un po' come una droga. Stimola gli stessi recettori cerebrali, provoca, aumenta la dopamina, quindi ci può dare la dipendenza. L'insulino resistenza, ignota fino a pochi anni fa, quando si parlava, c'hai un po' di steatosi, cosa vuoi che sia? Adesso si è visto che la steatosi è una patologia molto seria che dipende dall'insulino resistenza. Abbiamo la cosiddetta steatoepatite non alcolica, che sembra sempre più causa di carcinoma epatico. Insulino resistenza quindi è il principale attivatore di infiammazione, perché causa sia la steatosi che l'epatite non alcolica. Altera il potenziale elettrico di membrana, quindi diminuisce il potassio intracellulare e aumenta il sodio intracellulare. Facilita quindi la aritmia cardiaca. Avvicinati, avvicinati. Aritmia cardiaca è il fatto del cardio. Cioè, siamo tutti interconnessi, non solo con l'economia moderna, siamo interconnessi dalla Cina all'America, all'Italia, dappertutto. Ma biologicamente siamo tutti interconnessi. Molti autori confermano quindi una strettissima correlazione tra diabete 2 e Alzheimer, tanto che si parla di diabete 3 come causa. Vincenzo, si sente male. Sentiamo male, Vincenzo. Si sente male, Vincenzo, devi stare fermo? Ecco, ora ti sento, devi stare lì. Sono appiccicato. Ora così, devi stare fermo così, vai. L'ozono riduce la resistenza insulinica, ripristina i potenziali di membrana, riduce le citochine infiammatorie e l'acido urico. I marcatori di infiammazione, tubo negus factor alfa, interleuchino 1 beta, 6, 8, PCR, aumentano in tutte le patologie. E questa è una cosa che mi ha fatto capire l'importanza del tutto insieme, e quindi differenze sono più di aspetto che di base tra le varie patologie che studiamo. La predisposizione genica e l'influenza dei fattori genetici causano invece la differente manifestazione di formati. I mitocondri ci forniscono energia e i mattoni necessari per il nostro sviluppo. La nostra salute dipende prevalentemente da loro. Quindi come fai a parlare di terapia se non parli di migliorare il funzionamento mitocondriale, che è la centrale elettrica cellulare? Se ti manca l'energia, non devi cambiare il computer, devi far arrivare la corrente elettrica alla casa. Obiettivi principali del medico dovrebbero essere di migliorare l'ossigenazione tissutale, indispensabile. La nutrizione è fondamentale, ma se io metto, come diceva giustamente Giorgio, davanti al topino un bellissimo pezzo di formaggio, ma non c'è l'ossigeno, il topo non se lo mangia, muore. Ridurre qualunque stato infiammatorio, migliorare la funzionalità mitocondriale, aiutandoci a ritrovare un nuovo equilibrio allo stato. Impossibile, difficile e penso impossibile agire su tutti i fattori epigenetici che Giorgio ci ha elencato stamattina, ma su alcuni, almeno quello dove è più facile, in base alle nostre caratteristiche, al nostro stile di vita, possiamo agire e possiamo avere dei risultati notevolissimi, non di poco. Quinta, alimentazione antinfiammatoria, apporto a proteiche in equilibrio. Ricordiamoci i danni che abbiamo determinato come medici con le famose diete ipoproteiche,
che mandano in casa il risultato negativo, e abbiamo visto già molti anni, io me ne sono accorto circa 30 anni fa, un paziente cosiddetto in insufficienza renale cronica che non guariva le sue ferite dopo l'intervento di cardiochirurgia, appena gli ho dato le proteine le ferite si sono chiuse prima e la creatinina è diminuita. Quindi la pastina agglutinata, vabbè, qualche dubbio perlomeno, le certezze lasciamo stare a qualcun altro. Migliora l'ossigenazione tissutale, funzionalità di microcircolo. E io porzo l'ossigeno, ma se il microcircolo non funziona, l'ossigeno non arriva alla cellula. Io posso avere una bellissima aorta, i vasi grossi importanti, ma sono, è il microcircolo che deve funzionare. L'ossigeno, i nutrienti, devono arrivare alla singola cellula e da lì devono partire i cataboliti per essere smaltiti, se no cosa vuoi che capiti? Quando 30 anni fa le nostre università hanno sospeso lo studio del circolo linfatico, cosa vuoi che sia? Niente, basta. È come avere una città, dice che non conta niente la rete fognaria, va bene così. Illustrissimi professori cattedratici, riflettiamoci sulle conseguenze degli atti che andiamo a determinare. Magari quelli volevano arrivare dove siamo adesso, con la terapia prettamente sintomatica, la cronicizzazione delle patologie e farmaci che inducano nuove patologie. E questo, ovviamente, è stato ampiamente raggiunto, ma c'è un limite a tutto. Quindi diabete, malattie cardiovascolari, sclerosi, demenze, tumori, tutte patologie strettamente correlate tra loro. Non c'è bisogno dello specialista diabetologo, perché solo lui capisce qual è il problema per curare il diabete, che stranamente ancora oggi continua ad essere curato con pastina, con minestrina e frutta cotta, il che significa indurre solo terapia insulinica con tutti i guai che abbiamo detto. Le demenze, i tumori, quindi tutte correlate a che cosa? Con alimentazione, a basso indice glicemico, stile di vita, inquinamento ambientale, il fattore NRF2, del quale già il collega Miceli ha dato una bellissima, deve essere molto bellissima trattazione, che è il fattore di trascrizione che regola la risposta allo stesso ossidativo, indispensabile per la vita, ma che deve essere in continuo equilibrio, aumentato, ridotto, aumentato, ridotto. I mitocondri sono presenti in tutte le cellule, tranne i globuli rossi, da 500 a 2000. Una dieta infiammatoria normoproteica ed attività fisica e aerobica ne aumentano il numero e funzionano. Sono dei granuli intracellulari di 2-5 micron. Derivano da batteri in simbiosi con le cellule primordiali. DNA, mitocondria e microbiota derivano dalla madre. Ecco il richiamo di Giorgio stamattina. Fare attenzione ai geni che ci provengono da quella parte. Ma il collega prima parlava di tiroide. È importante. Ma il T3 è trasportato dai globuli rossi. E quindi... Vincenzo, sì. Sei messo in una posizione buona per parlare, la tua linea è buona, perché è disturbata, non so come mai. Ma non so, sono collegato con cavo anziché hi-fi. Sono 4 centimetri. Ora così va bene, ora va bene. Sono a 4 centimetri dallo schermo. Vai. Quindi, vai. Il T3 trasportato dai globuli rossi aumenta la cardiolipina e coenzima Q10. Coenzima Q10 che purtroppo i cardiologi inibiscono con le famose statine, che non serve a niente, quindi ditemi voi poi le vostre conclusioni. Perché abbassiamo sto colesterolo, lo portiamo a valori impossibili, con il risultato che i pazienti arrivano da noi in stato confusionale, sembrano degli zombie. Appena gli togli sta benedetta statina, rivivono. Il coenzima Q10, che aumenta le creste, è importante per le creste e il respirosomi. È un disaccoppiante dell'UCP1, della termogenina. Infatti abbiamo mani fredde, piedi fredde, pazienti che sentono sempre freddo, quando o c'è un ipotiroidismo funzionale, che è la stragrande maggioranza, oppure avendo una tiroide che funziona, il microcircolo chiuso, e quindi i globuli rossi non arrivano a portarti, a attivarti la termogenia.
Vincenzo, 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 quando parli devi stare sulla destra del tuo computer dove c'è il microfono, parla lì, se no ti muovi a destra e a sinistra. Da qui si sente meglio? Sì, di qua sì, perfetto. Allora è a destra, va bene, io sono sempre stato di centro e pago il conto. Vai. Allora, promuovono ATP e forniscono precursori metabolici per la sintesi di acidi grassi, colesterolo, che è indispensabile per i nostri ormoni, tra cui gli ormoni sessuali, ma non solo, il cortisone e tutta la serie, i nucleotidi e le porfirine. Promuovono differenziazione cellule staminali e neuroni, si autorinnovano perpetuamente. Se abbiamo delle disfunzioni mitocondriali dovute dall'inquinamento, e ricordiamoci gli inquinamenti di indoor, domestico, a quale ultimamente si fa attenzione, ma che molte volte sembra sia, pare che sia almeno 20 volte medio più inquinante l'ambiente domestico che uscire fuori. Antibiotici, statine, aspirine, i FANS, la cocaina, levodopa, fumo, eccetera, eccetera, liberano più radicali liberi e quindi abbiamo meno ATP e maggiore stanchezza. Dotate di antiossidanti, la superossido dismutasi, catalasi e glutatione, le quali torneremo dopo, che sono indispensabili per mantenerci in equilibrio e vita. Regolano l'apoptosi, ma se ce n'è troppa di questa autoptosi, abbiamo la neurodegenerazione, come anche se ce n'è poca, abbiamo la crescita del tumore. La cardioripina, che è il 20% delle proteine della membrana interna dei mitocondriali, regola la permeabilità delle membrane mitocondriali. Lo stress ossidativo altera la cardiolipina, il flusso di elettroni e provoca tumori per il famoso effetto Warburg ampiamente descritto dall'illustre collega che mi ha preceduto. I quattro assi metabolici dell'organismo sono la leptina e quindi l'importanza di un'alimentazione equilibrata, in particolare della colazione del mattino. Anche i cardiologi americani hanno ammesso che più bassa è la colazione del mattino, più alto è l'indice di patologie cardiovascolari. Eppure, cosa si fa? Si consiglia di mangiare due biscotti con un velo di marmellata anche al diabetico. Ok. Tiroide, surrene, gonadi e strutture e masse muscolari dipendono dallo stimolo leptinico, in mancanza del quale se mangiamo solo grasso. Otto Warburg, descritto i tumori, ho preso il primo Nobel per questo, che i tumori dipendevano da un'ipossia, ma per tanti anni è stata disconosciuta. Finalmente negli ultimi anni, grazie ai famosi, famosi scienziati che hanno avuto il primo Nobel, si è fatto lo studio sul FOF-F1 ATPasi, che spegne i mitocondri, come la produzione di F1 e quindi tutto il sistema che spiega il perché di quella intuizione di Warburg. L'ozonoterapia, dieta di segnale e moderata attività fisica possono ridurre cosa? L'acidità extracellulare, aumentare il numero e funzionalità dei mitocondri. Tutte cose utilissime per ridurre il rischio di attivazione e diffusione dei tumori, ma che non sembrano essere sufficienti ad eliminare un tumore già presente. Questo bisogna ricordarselo, eh? Perché non parliamo di terapie che guariscono dal tumore, eh? Dobbiamo prevenirlo. E non solo quello, sarebbe bene spingere sulla prevenzione. In questi mesi di chiusura forzata non abbiamo avuto il piacere di sentire nessun solone dell'Istituto Superiore di Sanità o di Unità di Crisi fare un minimo accenno, seppur controverso, su come prevenire la malattia virale che ci sta distruggendo. Le mutazioni dei DNA mitocondriali ereditate per via materna influenzano sia i mitocondri intestinali, il microbiota intestinale, che le malattie adesso correlate, il famoso secondo cervello o primo, a seconda dei punti di vista. La riduzione dei livelli di rossa aumenta la diversità microbica intestinale con una diminuzione media del 25% dei batteroides patogeni e un aumento equivalente dei filmi cutis che ci aiutano a mantenerci in vita, in qualità. I radicali liberi danno una in eccesso, evidentemente, perché è impossibile vivere senza radicali liberi.
disfunzione mitocondriale che riduce l'ATP, formazione di legami crociati di collagene, quindi abbiamo le rughe, la lipoperossidazione, LDL, membrana cellulare, l'aterosclerosi, le piastrine, con liberazione di trimbossano, la serotonina e quindi ipossia e danno cellulare. La causa principale della morte da Covid sembra essere esattamente questo, ipossia e danno cellulare. Con parole tue. Stress prolungato, che cosa ci fa? Aumenta il PAI1, che è inibitore del plasminogeno, quindi aumenta l'ipercoagulazione e l'ipossia. Il tumore necrosis factor alfa aumenta l'insulino resistenza, cortisolo, adrenalina, noradrenalina, grasso viscerale, ritenzione idrica, e questo porta ad una diminuzione dei linfociti e delle difese immunitarie. Lo stress emotocognitivo aumentano i danni e l'atrofia della sclerosi multipla. Sapete che mi sono interessato particolarmente a questa patologia ed è da lì che mi sono reso conto che bisognava allargare gli orizzonti ad altro e non sulla singola patologia. Quindi l'ossigeno è indispensabile per la fosforilazione ossidativa. E qui abbiamo avuto il piacere di avere i Nobel di Kellen, Peter, Redlife, Sebenza, che hanno dimostrato la validità dell'intuizione di Otto Warburg. Iperossia, perché poi anche l'esagerazione fa male, si muore di ipossia, ma se ce ne andiamo troppo non facciamo bene. Era già accennato anche il professor Miceli. Se in eccesso sono tossiche. Quindi viviamo di idrogeno e ozono, ossigeno della vita. HIF1, rilevabile solo se ipossia, regola la sintesi ed attività dell'eritropoietina. La sua disregolazione facilita il cancro. C'è ipossia, che è protettiva della degradazione, si accumula nel nucleo, essenziale per l'aglicolisi, angiogenesi. Se ossigeno normale, HIF1 viene degradata e quindi ci protegge, ci mantiene in vita. Il globo carotideo regola la pressione di ossigeno circolante e la frequenza respiratoria e grazie a quello possiamo regolare quindi la quantità di ossigeno di cui abbiamo bisogno. Sistema immunitario, la formazione dei vasi sanguigni e placenta durante lo sviluppo fetale sono regolati dai sensori cellulari per l'ossigeno. Quindi tutto dipende da questa benedetta molecola stupida. L'ossigeno, cosa vuoi che sia? Vabbè, mettiti un tappo in bocca e naso e poi mi racconti la tua vita. Ipossia arteriosa, ipossia può essere varie cause, possono darci ipossia. Possiamo avere ipossia arteriosa per bassa pressione di ossigeno nel sangue, per poco ossigeno nell'aria respirata, che grazie all'azione lungimirante dell'uomo che brucia gli alberi anziché i piromani, che cosa sta capitando? Che stiamo riducendo fonti di produzione di ossigeno. Respirazione in uno spazio chiuso, una miscela gassosa artificiale con una pressione di ossigeno più bassa, diminuita ventilazione polmonare, quindi c'è un'ostruzione delle vie aeree, astenia, paralisi dei muscoli respiratori, una broncopneumopatia, un enfisema, abbiamo meno capacità di scambio ossigeno-anidride. Inadeguata ossigenazione dei polmoni, quindi per alterata funzionalità, per vari motivi del polmonare. C'è l'ipossia anemica e quindi l'importanza del ferro e di tutto il resto, anche qui non in eccesso. E deve essere biodisponibile questo ferro, che c'è il contenuto di emoglobina inferiore alla norma ci dà un'anemia, e se c'è l'anemia l'ossigeno dei polmoni non può essere trasportato fino alle cellule. L'emoglobina combinata con qualcosa di diverso dall'ossigeno, come l'intossicazione da ossido di carbonio anziché di altro. L'ipossia epocinetica, per diminuita velocità di flusso ematico, e qui è importante anche la rostrazione. Può essere generalizzata, insufficienza cardiaca congestizia, emorragie, shock, localizzata. E anche quando stiamo troppo seduti determiniamo un'ipossia ipocinetica, quindi l'importanza del movimento. La sola grande causa di malattie, di tutte le malattie, secondo i fisiologi, l'ipossia, pressione di ossigeno
arteriosa inferiore a 60 millimetri di mercurio. La fosforilazione ossidativa ci dà una molecola di glucosa e ci dà 32 di ATP, ma quando andiamo in ipossia, come nella cellula tumorale, passiamo a glicolisi, una di glucosa ci dà solo 2 molecole di ATP. E quindi il tumorale brucia tanti zuccheri ed è sempre stanco. Abbiamo una riduzione della fosforilazione ossidativa, aumento di glicolisi e ciclo di pentosi, con aumento di acido lattico, acidità extracellulare. Quindi l'importanza della matrice, cosa che ho visto, io sono stato nel 2017, ho presentato al congresso di oncologia di Firenze il mio piccolo lavoro che dimostrava l'importanza dell'ozono nei tumori del colon. Quel giorno ho ascoltato una ventina di relazioni sui vaccini antitumorali, bellissime relazioni, ma tutte uguali, una dietro l'altra, che finivano dove, dice, però noi non possiamo evitare la recidiva perché non agiamo sulle matrici extracellulari, non abbiamo sul microenvironment, lo chiamiamo, microenvironment, è lì che bisogna agire. E come ci agisci se non attivi i mitocondri? Abbiamo maggiore acido lattico, acidità extracellulare, attivazione e infiammazione dei monociti M1, che sono quelli che stimolano che cosa? La famosa interleuchina 6, di quale tutti adesso parlano senza manco sapere da dove è venuto. Riduzione del microcircolo, quindi edema, infiammazione, determinano una ipossia. Sclerosi multipla, obesità e cancro hanno tutta la stessa cosa. Non l'avevo capito fino a 15 anni fa, e sono 26 anni che studio questa benedetta patologia della sclerosi multipla, che sclerosi multipla e tumore hanno la stessa base. Ecco perché negli ultimi anni utilizzo ozono alle stesse concentrazioni, sia sul tumore che sulla sclerosi. Mutazione MTHFR. Non si studia più, non si fa più. A Torino non riusciamo più a farla, hanno tolto i reattivi. Non posso più fare all'ospedale Molinette l'esame della mutazione di HFR, perché non serve. Sarà come penso, non so, qualcuno forse ci spiegherà il motivo. Sarà inutile come studiare il circolo linfatico, non so. Allora, che cosa ci dà? Ci dà l'omocisteina, per esempio. Che noi consideriamo un marker importante di danno endoteliale. È un prossidante del LDL, inibisce la crescita di cellule endoteliali, perché se crescono queste cellule endoteliali riduciamo il lume vascolare e quindi aumentiamo l'ipossia. Stimola la proliferazione di cellule muscolari lisce della parete arteriosa, induce formazione di trombosano, aggregazione piastrinica e guarda caso arriviamo all'ipossia. Quindi l'ischemia a riperfusione, che è dovuta, espressione di cosa? Delle fluttuazioni tra pressione parziale di ossigeno, causa alternanza vasospasmo dilatazione, trombosi seguita da disossuzione, trapianti d'organi, campraggio chirurgico, alternanza compressione di decompressione, la prolungata posizione seduta, posizione eretta, prolungata, l'apnea notturna, ci danno tutti questa famosa sindrome da riperfusione. Ma come possiamo migliorare l'utilizzo dell'ossigeno tissutale? Non basta attaccargli la pipetta di ossigeno al naso. Curare eventuale anemia sideropenica, quindi, una respirazione regolare. E non si usa più fare ginnastica respiratoria, perché ricorda attività paramilitari, quindi non bisogna farlo. Attivazione aerobica moderata e regolare, che aumenta il numero dei mitocondri e diminuisce l'insulino resistenza. Aumenta il glucosio dei muscoli senza necessità di insulina. Dieta non ipocalorica, ma povera di cibi acidificanti, quindi farina bianca, zucchero, dolcificanti, formaggi, latticini, fritture e salume. Povera, non ho detto eliminiamoli completamente, perché di tutto ci vuole nella vita. Azione micronutriente dei minerali, che una volta definivamo minerali traccia. Se manca lo zinco e il rame, abbiamo il blocco della superossidismutasi. Il manganese è indispensabile per la superossidismutasi 3, stabilizza i potenziali di membrana elettrica cellulare, diminuisce la resistenza insulinica
è necessaria per aumentare l'assorbimento della vitamina D, e non vediamo più nessuno che abbia quantitativi giusti di vitamina D nel sangue, anche per grazie alle terapie che diamo, perché diamo molti inibitori di pompa protonica, e quindi cosa facciamo? Riduciamo l'assorbimento di vitamina D. Diamo le statine, cosa facciamo? Riduciamo il substrato colesterolo su cui i raggi ultravioletti stimolano la formazione di vitamina D e tante altre piccole cose. Carenza di selenio e vitamina E, e ci danno la carenza di glutatione e danno a livello del DNA. Carenza di ferro riduce la catalasi, mentre l'eccesso di ferro ci dà la reazione di Fenton, che è tossica. Quindi l'equilibrio, migliorano ossigenazione tissutale e funzionalità dei mitocondri, che cosa? Il cell food, l'ozonoterapia, la terapia chelante. Ne vedremo un po' i meccanismi di azione. L'ossigeno è essenziale per la combustione, agisce da disinfettante, deodorante, e tutte queste funzioni che vediamo quando apriamo le finestre sono svolte in massima parte da quella molecola di cui non bisogna parlare, che si chiama ozono. Perché grazie ad esso abbiamo l'eliminazione degli odori, dalla disinfezione dell'aria che respiriamo. E in questi giorni dovrebbe essere di grande attualità, però nessun giornale, nessuna televisione ne parla, perché rischia di funzionare, rischia di farci uscire prima di casa, di non farci impazzire chiusi. Dà energia per funzioni cellulari, rigenerare, indispensabile per metabolizzare il cibo, eliminare tossine. Ripeto, senza mangiare possiamo campare 40 giorni, senza acqua una settimana. Vediamo quante favole ci racconti se ti tappi naso e bocca contemporaneamente. L'unico elemento in grado di combinarsi con quasi tutti gli altri elementi necessari per la vita. La deforestazione, inquinamenti e urbanizzazione stanno diminuendo drammaticamente la quantità di ossigeno cellulare. Negli ultimi 15 anni sembra che l'ossigeno atmosferico si sia ridotto di circa lo 0%, poca cosa, ma continua a prelevare senza mettere, prima o poi arriva a zero. Secondo risultati comparativi, un livello di ossigeno del 6% causa asfissia e morte. L'inquinamento indoor, pericoloso, supera da 2 a 20 volte quello esterno e ci dà disfunzione dei mitocondri, asma, infarto, tumori polmonari e tante altre cose. Quindi è necessario per ridurre gas serra e avere più alberi e inquinare meno i mari, perché da lì anche prendiamo ossigeno. E se ricopriamo di isole di plastica o di continenti di plastica, non ce n'è più. Ci manca il pesce, che è uno degli alimenti principali per la nostra vita, ma ci manca anche l'ossigeno. Necessario per l'idrogeno, necessario per costruire e ristabilire il sistema immunitario. Probabilmente il deuterio viene quasi considerato come la forza creativa ed elevata della vita. La famosa formula di Everett Story. Il corpo di norma riceve idrogeno dall'acqua e da altri liquidi, frutta, legumi. Carenza di idrogeno provoca disidratazione e anomalo surriscaldamento di nervi all'interno del corpo, la gotta, reumatismi, confusione, inadeguatezza mentale, rigidità muscolare, irritazione cutanea, eccetera, eccetera. La disidratazione impedisce l'assimilazione dei nutrienti umidi e grassi, e senza acqua non c'è circolo. Tutte le reazioni biologiche del nostro organismo avvengono in ambiente acquoso. Il cell food è un sistema colloidale, solfato di deuterio, una formula magica fatta da questo famoso Everett Story. Scinde l'acqua in ossigeno e idrogeno per 3 giorni, ottenuto attraverso estrazioni non chimiche. C'è uno stato colloidale, in vitro aumenta la quantità di ossigeno disperso in acqua, in vivo aumenta l'emoglobina, facilita l'eliminazione di acido lattico, riduce i radicali liberi. Ne ha già parlato anche l'amico biochimico. Allora, effetti antiossidanti, stimola l'attività dei mitocondri, e ci sono molti lavori che lo dimostrano, riduce l'LDL, aumenta capacità antiossidante e glutatione, che è il principale chelante che abbiamo.
diminuisce l'HIF1 e quindi un marcatore dello stato ipossico, antitumorale, agisce anche sui fattori di trascrizione, fattori ipossici. Indicazioni quindi tutte le manifestazioni di ridotta ossigenazione cellulare, tissutale. Le forme commerciali, ne ha già parlato in parte collega, c'è in goccia la silica per l'osteoporosi, perché c'è il silice, poi il same, che stimola la produzione di glutatione, disintossicante, vari spray vitaminici. L'ozono, che cos'è questo ozono? Instabile, composta da solo 3 atomi di ossigeno, è indispensabile per la vita. Normalmente prodotto dal nostro sistema immunitario, antibiotico, virus statico, antispastico, antinfiammatorio, regola il nostro sistema immunitario e il microcircolo. Quindi come si fa ad essere senza? Difatti è costitutivo di qualunque essere vivente. È un fattore epigenetico. Ha un effetto quantico. Da quando io ascolto le conferenze del professor Spaggiari mi sono reso conto che tutte queste cose possono essere collegate ad un effetto di fisica quantistica di questo benedetto elettrone spaiato. Quindi aumenta l'efficacia se in sinergia con altri fattori epigenetici. Alimentazione antinfiammatoria alcalina, riduce la disbiosi e l'infiammazione, la vitamina D, la riduzione dello stress, attività fisica moderata aerobica, quindi non fare bodybuilding, ridotto inquinamento ambientale. Su quelli su cui possiamo agire, è nostra responsabilità agire, e da quello dipende la nostra aspettativa in qualità e durata di vita. Se facciamo la corsa, aumentiamo l'ossido nitrico, che si lega a ferro, catalasi, disattivandolo. Abbiamo H2O2, che attiva il complesso KIP1. NRF2, regolatore della risposta antiossidante. Necessario riposo dopo un intenso allenamento per dare tempo a catalasi di smaltire la ossigenata che abbiamo prodotto al sforzo. L'ozono attiva la catalasi, la superossidismutasi, glutatione, il microcircolo. Ecco perché riduciamo i tempi di recupero dopo un'intensa attività fisica. Potrebbe essere utile, magari lo usano anche qualche sportivo. Riduce la progressione e la mortalità da tumori. Ci dà delle reazioni istantanee nei liquidi corporei, immediate. Non abbiamo bisogno di aspettare 15 giorni di terapia con ozono per vedere dei risultati. In pochissimi secondi, minuto, puoi vedere gli effetti dell'ozono su un'infiammazione acuta, su una contrattura muscolare, su una sclerosi multipla in fase di Poussé. Prima di uscire dallo studio, già dopo la prima terapia, la sintomatologia di Poussé è nettamente diminuita, addirittura scomparsa. Poi bisogna capire il motivo dell'infiammazione, quindi la sinergia con altre cose, e fare i richiami dovuti. Quindi reagisce facendo lipoperossidi, che hanno funzione di second messenger, idroperossidi, radicali perossidici, tiolici, aldeidi, tutti prodotti con ruolo di second messenger. Quando sento da qualche illustre professore accreditato a livello ministeriale che non ci sono sufficienti lavori scientifici che dimostrano queste cose, uno è come parlare con chi nega il fatto che ci siano stati i campi di concentramento degli ebrei. Cioè, davanti all'evidenza è impossibile discutere con questi signori. Non c'è nessuna molecola su PubMed che abbia ricevuto tante pubblicazioni scientifiche come ozono. Ci sono oltre 3.000 lavori scientifici pubblicati. Non c'è nessuna molecola chimica, nessun farmaco che abbia avuto tanti lavori scientifici. Aumento di ATP intraereticitario dovuto a nuovi eritrociti più attivi ed aumento della fosforilazione ossidativa. Preserva attività enzimatica, aumenta la negativizzazione di membrana. Ecco l'effetto antitrombotico. Ecco perché se c'è l'infezione da Covid-19, tanto per dirne una, in fase iperinfiammatoria, se tu gli fai l'ozono, eviti di mandarlo poi in rianimazione col microtrombosi diffuso. E se avete un paziente e gli fate l'ozono in tempi più precoci possibili, rischiate, guarda caso,
di avere meno o addirittura assenza della famosa sindrome post-trombotica. E sarebbe bene che qualcuno, qualche illustre maestro, provasse su di sé che cosa significa quella sciocchezza del suo paziente. Ha un'azione battericida vidrostatica indiretta perché aumenta la fagocitosi. E poi vi farò vedere le fotografie a microscopio elettronico perché per iscritto si raccontano palle. Battericida vidrostatica diretta produce radicali liberi instabili. Questa è la differenza tra ozone, chemioterapia e farmaco. Loro danno radicali liberi stabili che ci danno tutta la sequela degli effetti collaterali. Mentre l'ozono produce sì radicali liberi, ma sono altamente instabili, danno come uno schiaffo a un mitocondrio che dorme, lo svegliano, attivano il suo sistema antiossidante mitocondriale e stranamente riducono lo stesso ossidativo loro che scatenano la cascata, apparentemente attivano, scatenano tanti radicali liberi. È il famoso paradosso dell'ozono, effetto paradosso. Migliora la perfusione locale, aumenta il trasporto e distribuzione di sostanze farmaci, stimola quindi attività osteoclastica e osteoblastica. Tutte conseguenze di una piccola sciocchezza, del miglioramento dei microcircoli e di un'aumentata funzionalità del globulo rosso che trasporta tutte quelle sciocchezze che abbiamo detto prima. Ecco qui, non è vero che l'ozono è un antibiotico. No, questa qui non è la sindrome, questa è l'Escherichia coli, che a contatto con l'ozono scoppia la membrana cellulare. Ma si sa da più di 50 anni, già durante la Prima Guerra Mondiale, si usava l'ozono per le ferite settiche da guerra, la prima e la seconda guerra mondiale. È da prima della seconda guerra mondiale che si usa l'ozono per conservare gli alimenti, per sanificare gli ambienti. Altro che far infettare i medici, come è successo in questa ultima bellissima, tra virgolette, esperienza, dove più di 140, fino a ieri erano 140 medici morti per aver curato senza mezzi di protezione i pazienti affetti da Covid in rianimazione. Effetto antibiotico dell'ozono, conosciuto quindi da prima e seconda guerra mondiale, dagli anni 30 potabilizzato delle acque, ma già nel 1870 a Nizza, la famosa fama di Nizza stazione termale, viene dal fatto che hanno allora, nel 1870, purificato l'acqua potabile con l'ozono. Ed è da lì che si è capito che andavi a Nizza, bevevi l'acqua e non avevi le gastroenterite. Andavi altrove, avevi la famosa gastroenterite da viaggiatore. Il Ministero della Salute nel 31 luglio del 96, c'è il protocollo circolare, ha riconosciuto il sistema di sanificazione con ozono per la sterilizzazione degli ambienti e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con un documento pubblico accessibile da internet, dice che non esiste nessun altro disinfettante migliore dell'ozono, che quando degrada non lascia tracce in ambiente, ritorna ad essere ossigeno. Ecco qui una piccola tabella dell'ente pubblico. Guardate le concentrazioni, i tempi di esposizione per eliminare tutti questi batteri, tutti questi virus. Adesso, fino ad oggi, nessun batterio e virus è stato dimostrato essere resistente all'ozono, compreso il Covid, di cui parleremo dopo. E qui, altre tabelle. Ozone is the most efficient and chloramine is the least efficient. Il cloro, a parte gli effetti tossici dei suoi derivati, è certamente molto meno efficace dell'ozono. Ecco qui la tabella. Organizzazione Mondiale della Sanità, signori. Abbiamo detto che disattiva rende l'effetto virustatico. Oh, palla di Menelik. Eccola qui. Herpes virus. DNA virus. Prima dell'ozono, dopo l'ozono. Cambia l'envelope. Cambiando l'envelope diminuisce la capacità di penetrazione cellulare e quindi la capacità di replicazione virale. Ma è stato dimostrato che anche disattiva il poliovirus, virus a RNA. E qui questi laboratori cinesi dimostrano quali frazioni di questo RNA sono state modificate dall'ozono, che hanno reso il poliovirus disattivato. Covid-19.
contagioso, e ieri è stato pubblicato un lavoro che dice che si può trasmettere anche per particolato atmosferico, contrariamente a quanto illustri scienziati che parlano in nome e per conto non si sa di cosa dicevano fino a qualche giorno fa. No, non c'è, non è possibile. Eccolo. Asintomatico e poco sintomatico per circa il 90% dei casi, per fortuna. Il 10% ha un'esagerata risposta antinfiammatoria e la metà di questi va incontro ad un'intensa vasculite che determina una microtrombosi multiorgano, tipo una CID, coagulazione intravasale disseminata. Quindi non si muore per polmonite. La polmonite è un epifenomeno di quel disastro microtrombotico. Grazie agli anatomopatologi di Brescia si è capito questo. Già, anatomia patologica, non si fanno più le autopsie, lo sapevate? L'ho scoperto io in questi ultimi tempi. Costa troppo, non si fanno più le autopsie. Alta contagiosità necessita di trattare contemporaneamente, può portare questa ad una necessità di trattare contemporaneamente molti pazienti. Questo è il motivo per cui è successo il dramma. Se no, se fossero arrivati piano piano, non avremmo avuto l'allarme sociale che ne è derivato e magari avremmo avuto anche molti meno morti, che non si muore solo di Covid. Si muore anche per pazienti che non vengono ricoverati perché l'ospedale è stato trasformato in ospedale Covid. Non si opera più chirurgia di elezione, non si trattano più i pazienti cronici. Si sono chiusi tutti gli ambulatori. Bambini poco asintomatici, ma molto contagiosi. Quindi, purtroppo, in mancanza di altri, in mancanza di capacità di contrastare, di capire meglio che cos'era questo benedetto virus, la chiusura delle scuole ha aiutato a limitare la velocità di diffusione. Distanziamento sociale, quindi ha diminuito la velocità e il ricovero. Ma aspettiamoci la seconda fase, perché se non c'è una sufficiente diffusione del virus in ambiente, se arriviamo di nuovo come prima, che tantissimi non hanno ancora incontrato, non abbiamo anticorpi, torniamo come prima, tutti in ospedale. Per fortuna, spero, con meno drammi di prima, perché i medici, anche ospedalieri, hanno capito che più che intubare dovevano fare altre cose anche prima. E magari farne anche a casa, stranamente. Anziché mandare in ospedale pazienti infettati, una volta c'erano gli ospedali specializzati in malattie infettive. Adesso si sono portati i malati infettati in mezzo a pazienti non infettati in modo da fare ospedale focolaio. L'altro giorno 140 medici morti, 10.400 personale sanitario e parasanitario infettato. Le terapie che ci dicono, azitromicina, clorochina, eparina, anticorpi monoclonali, eccetera, respirazione assistita, il famoso remdesivir, che ieri è stato sospesa la sperimentazione, colleghi. Remdesivir è stato sospesa la sperimentazione per eccesso di effetti collaterali. Caso strano, eh? L'ozonoterapia che abbiamo cercato di proporre sin da metà gennaio, finalmente il 24 marzo l'Istituto Superiore di Sanità ha obbedito collo per non rimangiarsi una sua circolare del 92, dove riconosceva l'effetto antibiotico virus statico dell'ozono. Abbiamo potuto attivare solo una ventina di ospedali italiani e in sordina un po' di sperimentazione con ozonoterapia e i risultati si stanno vedendo. Ma da allora abbiamo battagliato molto, pur nel silenzio dei media, e quindi in Spagna, Romania, Iran, Ecuador e Brasile si comincia ad utilizzare l'ozono. E tutti confermano che cosa? Che entro 10 giorni abbiamo effetti favorevoli. Usato in fase iniziale può evitare il ricovero ospedaliero, la terapia intensiva e le sequele post ricovero. Io non sono l'unico a temere di questi pazienti che escono dalla rianimazione con polmoni devastati, le conseguenze di questi danni anatomici a livello polmonare e non solo, perché la microtrombosi avviene in tutti gli organi, a livello renale, cerebrale. Di fatto adesso si parla di patologia neurologica, di crisi epilettiche scatenate in pazienti infettati, e la causa è la microtrombosi, la riduzione di ossigeno, guarda un po'.
Quindi se usato sin dall'inizio in fase precoce, potremmo ridurre anche l'angoscia sociale, avere maggiore mobilità, ridurre il dramma economico verso cui stiamo velocemente correndo. Si parla già, senza esagerazione, che avremo una crisi economica peggiore di quella degli anni 30. Immaginate, che significa che morirà più gente per il danno economico che per l'infezione. Questo è l'ultimo report pubblicato ieri, dove vediamo che c'è un miglioramento generale delle condizioni cliniche, la normalizzazione della temperatura corporea, la riduzione della PCR, la normalizzazione di frequenza cardiaca, saturazione, il didimero, normalizzazione di funzione renale, aumento, tutti i danni ridotti per cosa? Per un ridotto danno ipossico protratto. E siamo sempre lì all'ossigeno. Quindi sintesi effetti dell'ozono, riduce i rossi instabili che stimolano, produce cioè rossi instabili che stimolano il sistema antiossidante e attività mitocondriale. Questo è l'effetto paradosso, ci abbiamo scritto anche degli articoli pubblicati, ma che non bisogna leggere. Antinfiammatori, antitrombotici, immunomodulante, antibiotico virustatico. Ad oggi non esiste nessun batterio o virus resistente. Questione di aumentare la concentrazione dei tempi di esposizione e tutti i virus e batteri e muffe sono eliminati. Mio rilassante stimola la circolazione linfatica e produce edema, e riduce l'edema. Migliora, l'edema significa rallentamento del microcircolo, quindi ridotta ossigenazione al solito e accumulo di cataboliti. Migliora funzione, non provoca particolari effetti collaterali. Questa è una grande maledizione dell'ozono. Non ha effetti collaterali ed è un gas instabile che non si può confezionare in pastiglia vendita in farmacia. Queste due cause sono le più gravi controindicazioni all'ozono. Potrebbe ridurre significativamente anche la spesa farmaceutica. Altro gravissimo danno. Perché tanti effetti dall'ozono? Tanti autori prima hanno descritto che ogni malattia e l'invecchiamento sono accompagnati da un aumentato stress ossidativo dovuto ad uno squilibrio, da un eccesso di ROS e un difetto di antiossidanti. Già dagli anni 90. Perché l'ozono ci dà tanti benefici e non ha effetti collaterali? Perché non agisce in modo consistente solo contro una sola citochina, su una sola reazione biochimica, come l'anticorpo monoclonale. Ma esso modula diversi fattori proinfiammatori con un effetto sommatorio tra loro, senza eliminare nessun fattore proinfiammatorio. È una rimodulazione di qualità. Produce rossi instabili che stimolano il sistema antiossidante. Questo è il famoso effetto paradosso. L'ozono dei tumori. Le ricerche sugli effetti dei tumori hanno dimostrato che migliora l'attività mitocondriale, riduce le citochine. Tumore che si fa alfa, interleuchino beta 6, L8. Se aumenta la concentrazione, questi studi che ho pubblicato insieme al professor Iaffaioli e il dottor Quagliariello Federico II, riduciamo anche le metalloproteasi. Ecco perché abbiamo la riduzione del tempo della metastasi. Riduciamo il fattore P65 dell'NFKB. Ha un effetto sinergico con 5 fluorocina e cisplatino, diminuisce la vitalità di cellule tumorali e la cardiotossicità da doxorubicina. Quindi non dico che è alternativa a farmaco, ma ne migliora gli effetti, ne riduce gli effetti collaterali, aumenta gli effetti di chemioterapia e radioterapia, riduce la diffusione metastatica e il dolore. Come praticare? C'è la grande autoemoinfusione, la piccola autoemo, insufflazioni rettali, vaginali, sottocute, per la sanificazione ambientale, sanificazione delle acque, conserva degli alimenti, utilizzo in agricoltura e veterinaria. In agricoltura abbiamo visto che i filari di viti che vengono trattati con un po' di olio ozonizzato hanno un aumento, una quantità di resveratrolo più alta che l'altro filare accanto che non ha avuto l'ozono. La sinergia è importante. Guardate la sinergia tra nutrizione e ozono, che cosa fa. Questa paziente, 78 anni, diabetica, ipocalcemia, ipoproteinemia, aveva solo una contrattura del muscolo piriforme.
destro, in terapia con metformina 1000 per 2, mepral 20, alloprinolo, seloken, atorvastatina che non manca mai, diclofenac, e guardate la sequenza di antidolorifici cosiddetti. Diclofenac, tachipirina, duloxetina, difosfona, lipraquenil. Ma se abbiamo corretto l'alimentazione e l'ozono, guardate che cosa è successo. Sospeso mepral, atorvastatina, diclofenac, tachipirina, praquenil, il seloken, guardate le gambe come sono cambiate da 17 luglio al 5 settembre, cioè da una praticamente morta che cominciava a far piaghe del decubito ad una vita normale. Le metastasi ossee da tumore mammario, trattato con Zometa, ad agosto del 2004 a novembre 2005, guardate quante macchie si sono ridotte. Qualcuno mi dirà, non tutte le macchie sono metastasi, ma c'è un oncologo che fa le biopsie su tutte le macchie oscure, le macchie di ipercapitazione ad una scintigrafia? No, li considerano tutte metastasi, e quindi permettetemi che anch'io le considero tali. Ma questa paziente non aveva dolore, e molti di noi hanno esperienza indiretta di pazienti o familiari che con una sola metastasi ossea non c'è stata morfina sufficiente a ridurre il dolore. Ecco qui un cordoma sacrale, recidivo. Guardate le condizioni di questa ferita al 27 aprile del 2016 e guardate il 12 maggio come è cambiata. Ridotto alla profondità del buco che c'era qui, ridotto alla zona pro-infiammatoria tutto intorno, migliorato il fondo dell'ulcera, diminuita la dimensione dell'ulcera. Poi un famoso chirurgo plastico ha detto che non è cambiato niente e il paziente giustamente ha creduto a chirurgo plastico. Ecco qui, una ulcera post-trombotica. Ci mettevo il pugno qui dentro. 8 dicembre del 98, 16 aprile del 99. Pensavo di fare col sacchetto e con lo zono locale, autoemo, di sterilizzare la ferita e fare l'innesto. Non c'è stato bisogno dell'innesto. Ecco qui. La setticemia, epatite C, cirrosi, diabete. Ha avuto un'infezione, è finito in rianimazione, non c'era niente da fare, l'ha mandata a casa. Stato settico, il 24 febbraio del 2016. Modificata la dieta, è fatto l'ozono il 7 marzo, il 12 marzo. Quella del virus... questa l'avevamo già vista, quindi anche nel polio, aumenta la produzione di ATP, ecco qui, l'attività mitocondriale, viene aumentata a contatto con l'ozono e quindi aumenta la produzione di ATP, non è effetto, come si dice, placebo, gli hai detto che doveva star bene e lui si sente meglio. A livello cerebrale, questo è uno studio che abbiamo fatto in collaborazione con il Politecnico di Torino, il professor Molinari, in fase di prelievo e di reinfusione, fino a due ore dopo la reinfusione, l'aumento di ossigeno a livello dei lobi frontali. In pazienti affetti da varie patologie, tra cui anche la sclerosi multipla. E abbiamo visto in quel caso anche che c'è un netto miglioramento della citocromo C ossidase, quindi attività metabolica dimostrata. Questi avvallamenti del grafico sono dovuti alla velocità di reinfusione. Più veloce è la reinfusione, più vasospasmo si ha. A lenta reinfusione abbiamo solo un miglioramento progressivo del microcircolo. In collaborazione con il cortisone si riducono i tempi, ma ridurre i tempi significa ridurre gli effetti collaterali del cortisone dei farmaci. Quindi l'immunomodulante riduce la durata e gravità delle ricadute, previene ricadute, migliora la qualità di vita. Pazienti con recidivante remittente, noi oggi siamo in condizione di garantire la qualità della vita perfettamente normale. Moriranno come me, ma non di sclerosi multipla. Non elimina, ma riduce linfociti e citochine infiammatorie. Non ha effetti collaterali. Infarto del miocardio riduce direttamente personale, cioè più aumentiamo la quantità di sangue trattato, meno aree di necrosi a livello cardiaco. L'ischemia sperimentale dell'arteria renale a sinistra non trattato con ozono, l'altro precedentemente trattato con ozono, dopo un'ora di pensamento dell'arteria renale,
abbiamo la dimostrazione, questo lavoro fatto dalla Ferrero, abbiamo una netta diminuzione dell'ischemia, dei segni di ischemia, quindi fattore di protezione anti-ischemica. Grandissimo, senti, c'hai 5 minuti, ce la abbiamo fai? Quasi finito. Ok. Demenze, sinergia, tabatologia. L'ozono ha effetti antinfiammatori più rapidi. È così, non posso, non basta purtroppo 10 o 50 gocce che non si possono manco dare di self food per farmi un effetto così rapido. Quindi in acuto specialmente, nella prevenzione del tumore e patologie vascolari. Ma il self food è utilissimo e può esserci un effetto sinergico in prevenzione, in mantenimento. L'alimentazione e il movimento hanno effetti sinergici più graduali e duraturi. Quindi un uso congiunto di queste cose ci permette di avere risultati clinici che credevamo impossibili. Tanto che un collega, un amico mi dice, tu devi dire che dove finiscono gli altri, cominci tu. Grazie. Se c'è qualche domanda, spero di avere qualche seconda. Grande, guarda. Ci sono delle domande importanti, dicevano se possiamo sanificare gli ambienti, sicuramente sì.